Grazie a tutti, grazie a tutti voi, ad Andrea e a tutti gli artisti che questo è già il terzo momento di terza performance, può dire così, che facciamo e quindi veramente grazie all'enorme lavoro di organizzazione che c'è dietro, che è veramente enorme. Come Compagnia delle Opere, siamo un'associazione di imprenditori. So che alcuni di voi magari non la conoscono, mi chiamo Felice Vai, sono questo qua, mi trovo davanti. Non creiamo user. E lei è la direttrice, Monica, che se avete conosciuto, che è lei che veramente comanda la vicenda. Io sono il presidente che viene chiamato a parlare e a raccontare la Compagnia delle Opere. È una cosa straordinaria e affascinante perché tiene insieme le persone che vogliono costruire, perché l'imprenditore questo fa, costruisce. E già da questo primo punto si capisce l'importanza di momenti come questo. È molto riduttivo andare a compartimenti stagni. Questa è la mia vita lavorativa, questa è la mia vita, come dire, privata, parte più ludica, eccetera, quindi arte da una parte, lavoro dall'altra, professionalità da un'altra parte ancora. E tutto insieme, no? Siamo imprenditori di noi stessi, dobbiamo costruire noi stessi, no? Come prima cosa, e poi costruiamo l'opera che per l'intenzione pensiamo di portare avanti o tentiamo di portare avanti e portare al successo. Ecco, in quest'ottica essere provocati ad alzare lo sguardo e a cogliere le circostanze che ci capitano, la realtà che viviamo ad ampio spettro, penso che sia un punto, direi, sempre più necessario per chi vuole intraprendere, per chi vuole costruire. E l'aiuto che questi momenti, quindi abbiamo già avuto dei feedback molto positivi, l'aiuto che questi momenti danno è proprio questo: potenziare al massimo l'umano che è in noi. Questo secondo me è punto. Ecco, come Compagnia delle Opere noi puntiamo a questo, puntiamo accompagnando gli imprenditori concretamente, quelli che sono gli strumenti di aiuto, cercando di potenziare le relazioni tra tutti noi che ne facciamo parte, perché teniamo l'aspetto compagnia, l'aspetto comunitario, sono un altro driver veramente importante, e poi con momenti come questo. Quindi io, a me è spiaciuto non poter essere qui le altre due volte per motivi veramente lavorativi, non potevo questo, cioè non te ero a Roma, se non te ero in un'altra parte, io non potevo proprio partecipare, ma è molto spiaciuto, sono molto contento di essere qua questa sera per assistere. Ecco, io direi un gesto per fin troppo, Andrea, a te la parola per presentare i nostri artisti e poi ci vediamo alla fine per gli amici finali. Grazie. L'umano che c'è in noi è la cosa che mi appassiona di più. Questo colgo subito la palla, ringraziando tutta la Compagnia delle Opere, da tutti quelli che hanno dato una grossissima mano per questo assemblaggio di idee che abbiamo costruito. E la potenza dell'umano è da costruire, e da trovare e da conoscere come una ricerca pazzesca all'interno dei mondi interni del nostro vivere. E la scoperta più grande è che l'interno, che non è così facile da conoscere, è una stupenda relazione con la realtà. Cioè, l'incontro con l'interno è assolutamente valido se è in relazione con l'altro. E questo, io dico l'artista, no? Credo che
non bisogna essere artisti per conoscere facilmente una proposta del genere, perché uno o è innamorato di sé o no. E quindi io su questo innamoramento continuo ci voglio giocare tutta la mia esistenza. Vi presento Fanny Dalla. Sono qua in carne ed ossa, assaltiamoli, conosciamoli, con gentilezza ovviamente, se non vi piace quello che fanno, state zitti, e se vi piace invece, come si dice, no? Applaudite. No, sono due artisti che sono veramente un fascino per me, perché io non capisco assolutamente nulla di quello che fanno. Ecco, siamo proprio nel contemporaneo. In realtà però l'incomprensibile, anche questo, è un grande punto di incontro e di ricerca. C'è un testo di Nagamani che dice: io sto dentro l'incomprensibile. Forse era la voce del divino, no? Io sono dentro l'incomprensibile che abita nascosto in silenzio dentro di voi, cioè allora su. L'incomprensibile, fammi andare. Torno a posto perché impallo il proiettore, non mi vogliono, quindi io vorrei che rimane. Ci vediamo dopo. Buonasera a tutte e a tutti, parliamo forte senza microfono perché le mani dobbiamo usarle. Speriamo ci sentiate, io la voce forte, lei anche abbastanza. Ringraziamo sicuramente Andrea Pidichino e la Compagnia delle Opere che ci ha invitato, ci ha dato la fiducia e che ci ha dato la possibilità appunto di partecipare a questo laboratorio di pensiero. Ringraziamo anche il pubblico qui in sala. Adesso iniziamo spegnendo le luci, faremo una sorta di... vi spiegheremo, vi racconteremo la nostra poetica con tutta una performance. Quindi iniziamo. Allora, il nostro background, diciamo, culturale e scientifico. Io provengo da degli studi di architettura e lui di economia e commercio. Affianchiamo la nostra attività artistica ad un'attività imprenditoriale, purtroppo, nell'ambito dell'informatica medica, che consiste nella misurazione di immagini radiografiche. Il nostro approccio sia alla vita ma anche alla nostra vita artistica la possiamo riassumere con due parole, percorrere strade secondarie. E adesso vi facciamo vedere le foto della vacanza di quest'estate. ma qui siamo sopra Tolone, stavamo andando verso la Provenza. Seguendo appunto delle strade secondarie, solo che le vie sono andate veramente secondarie, si vedono i massimi, ci sono sul bordo strada, ma poi erano anche sulla strada, comunque vabbè, basta, chiuso. E così intendiamo appunto per percorrere strade secondarie, cercare dei percorsi alternativi a quelle che sono, diciamo, le tendenze seguite dalla maggioranza. E questa sera riparleremo del nostro percorso. Che più si collega, diciamo, alla nostra ricerca attuale, alla pratica attuale. In realtà è ovviamente molto più articolato, solo che appunto parleremo in modo abbastanza succinto. A chi interessa, comunque, abbiamo un sito di riferimento aggiornato, fannidada.com. Però prima di iniziare questa, diciamo, tutta la chiacchierata, vogliamo darvi la definizione di un termine che useremo abbastanza spesso questa sera. Il termine è, la parola è medium.
cosa significa medium? È un mezzo che trasmette un messaggio con il quale si possono fare dei linguaggi. E il nostro medium principalmente sono le immagini. Le immagini sia fisse che in movimento, e il medium per noi è anche il modo per creare le immagini. Poiché anche nel processo creativo può essere racchiuso un messaggio, anche l'uso di certi materiali, come appunto adesso andremo a vedere, e di certe tecnologie racchiudono un messaggio e quindi appunto un messaggio. Sì, anche il modo in cui vengono usate queste tecnologie. Quindi diciamo che per noi non c'è distinzione tra immagine e processo di creazione. E come dice David Hockney, un pittore ancora in vita, per comprendere come davvero il mondo bisogna interessarsi ai diversi modi in cui sono create le immagini. E per questa ragione, per la creazione delle immagini, abbiamo ricercato, sempre per tornare appunto al discorso iniziale, di percorrere strade secondarie, un qualche cosa che fosse, diciamo, libero dai condizionamenti sia del mercato, ma soprattutto che non sia omologante della logica omologante dei software grafici. E come ricorda Rosalind Krauss, che è anche una critica d'arte americana, occorre reinventare. L'arte non può adagiarsi sui media esistenti, soprattutto non su quelli che ci vengono spacciati per tali solo perché lo sono, in un senso sociologico o uno tecnologico. L'arte non può limitarsi né a usarli né a rispecchiarli. Occorre reinventare, inventare di nuovo e ancora. Posso dire una cosa? No. Allora, io ho... quando avevo 19 anni, quindi un bel po' di anni fa, ho preso dell'inventario, perché mi sembra una cosa molto importante. Volevo iscrivermi al Politecnico, quindi sono andato alla lezione di presentazione di queste aule che erano delle scalinate incredibili, e c'era un professore, se non so di che materia insegnasse, ma a un certo punto lui dice: bene, allora, se voi volete iscrivervi al Politecnico dovete avere due caratteristiche. Se non avete queste due caratteristiche, non iscrivetevi. La prima è che dovete avere fantasia, perché voi come ingegneri dovrete inventare, quindi se non avete fantasia non vi iscrivete. E la seconda è sapere come funzionano gli scambi del tram. Se voi non sapete come funzionano gli scambi del tram, è inutile, perché vuol dire che a voi non vi interessa la tecnica della meccanica. Io purtroppo non sapevo come funzionavano gli scambi del tram, non lo so forse neanche ancora adesso come funzionano, e infatti non mi sono iscritto in ingegneria. Però voglio dire, importante è inventare, quindi inventare, vabbè, a tutti serve, sia che si faccia un lavoro artistico, ma sia che si faccia un lavoro imprenditoriale, secondo me è assolutamente la parola che bisognerebbe avere sempre stampata davanti. Sì, noi adesso questa serata facciamo questo excursus della nostra pratica, ma cerchiamo in qualche modo di lasciare delle parole sulla quale, visto che appunto noi l'abbiamo letto, ci fa piacere di vederlo come un laboratorio di pensiero, quindi come tale ci devono essere delle idee, delle piccole luci che si possono accendere in ognuno di noi, ecco. L'arte può essere solo appunto la punta dell'iceberg, no? Da dove partire. E rilacciandoci appunto al discorso del reinventare, noi siamo giunti al discorso delle nostre analogiche metamorfosi, che è quello che state vedendo, che stiamo facendo in questo momento. E cosa sono le analogiche metamorfosi? Sono una elaborazione analogica del segnale video senza degli strumenti elettronici, come era accaduto appunto negli anni 60-70,
con il padre, diciamo, della videoarte, in Andrew Pike, e qui poi tanto si diverte. Mezzo sfinito. Invece, diciamo, nelle nostre analogiche metamorfosi, l'idea è quella di utilizzare appunto dei materiali. Questi materiali sono principalmente, per ora, è l'acqua. L'acqua vista in tutte le sue forme, come conduttore che, riportando quindi l'acqua nel processo di produzione delle immagini, che sia sul piano fisico che simbolico. Un po' contrario a quello che afferma Jeffrey Wall, che è un critico fotografo canadese, critico, che invece affermava che l'acqua è scomparsa dalla produzione delle immagini dell'era digitale. E noi invece in qualche modo abbiamo voluto, sempre per andare contro corrente, abbiamo voluto inserire. E sempre nell'idea del reinventare, ritorniamo, vogliamo anche ricordare Studio Azzurro. Studio Azzurro, stiamo facendo appunto una carrellata di autori che noi, con i quali abbiamo stabilito dei rapporti che ci hanno aiutato nel pensiero. E Studio Azzurro è composto tra gli altri da Andrea Balsola e Paolo Rosa, che purtroppo non c'è più, e anche loro citano. Facciamo una citazione: bisogna smontare e reinventare il dispositivo per suscitare esperienze sensoriali inedite, destare meraviglia e smuovere moti d'animo, creare un contesto di condivisione dell'esperienza estetica. La trasfigurazione della materia avviene attraverso la meraviglia. Stockhausen diceva: ciò che io chiedo un'opera d'arte è di sorprendermi, ma non una sorpresa analoga a quella prodotta dall'effetto speciale dalla provocazione. Ha una natura più profonda e deve persistere nel tempo. Quindi, riguardo, diciamo, a queste parole, volevamo farvi vedere un nostro video dal titolo Alberi non identificati. Questa è una video installazione, spero che vediate tutti, che abbiamo portato in una galleria. Come vedete, ci sono tre contenitori bianchi nei quali ci sono immerse delle lamelle trattenute dalle pinzette, e in mezzo a queste lamelle c'è un pezzo di stoppa che funge, diciamo, da isolante. I fili trasportano il segnale video da questo player al monitor. Diciamo che questi fili rappresentano appunto il segnale video. Sono come delle radici, diciamo, metaforicamente rappresentano delle radici. Le due piastrine non si toccano per ricevere questo tessuto, che nel momento in cui noi lo bagniamo, questo tessuto diventa conduttore di corrente elettrica, per cui a quel punto il segnale passa e quindi arriva ad illuminare, diciamo, dare corrente al monitor, e quindi ecco che appare l'immagine. L'immagine è ovviamente quella di un'altra. I colori sono il rosso, il verde e il blu, quindi il rosso. Appunto alberi non identificati, e c'è appunto questo connubio tra il naturale e l'artificiale. E poi l'idea, appunto, questa era un'opera che avevamo lasciato in questa galleria per alcuni giorni, e ovviamente l'acqua evapora, e evaporando l'acqua evapora anche l'immagine, quindi c'è scompare l'immagine. Quindi l'idea è proprio quella di in qualche modo prendersi cura dell'opera d'arte, quindi della natura, e il naturale e l'artificiale in questo caso avevano un connubio, vivevano, diciamo, in simbiosi. E lui la chiama. L'albero fa la voce. La scultura fa la voce, l'installazione fa la voce. E ci vuole una l'opera d'arte fa la voce. Fa la voce, non so sapere cosa sono. No, erano quei
specie di giochini che gli anni, forse negli 90, sempre sì, non so, che avevano questi pesci, praticamente erano delle specie di animaletti che tu devi fargli dargli da mangiare, fargli da dormire, fargli portare, fare i bisognini, insomma, come erano dei cani. In realtà erano delle specie di, che ne so, pupazzetti forse, se mi ricordo bene. Oh, e se tu non gli dai, non facevi tutta la serie di mansioni, questi morivano, il che poi non si poteva succedere, se potevi resettarli per farli ripartire. Era una specie di videogames, come quella roba lì, come il nostro altro, diciamo. Che se gli dai da bere e moriva, stessa cosa. Poi a questo, diciamo, dell'acqua abbiamo aggiunto un aspetto performativo con l'uso delle mani. Quello che state vedendo, cioè questi appunto sono i passaggi, la ricerca è durata, dura e va avanti da tantissimi anni, quindi il percorso è iniziato con l'acqua, poi adesso quello che state vedendo appunto con le mani, per visualizzare appunto le immagini, perché appunto se tiriamo sulle mani si vedono ma però non si vedono con i colori. E il segnale video viene considerato appunto come materia veramente plasmabile. Noi stiamo toccando in qualche modo il segnale video collegato a queste piastre. E per questo vi vogliamo far vedere un altro video del 2017 di Smagibus Sacrum, Sacro all'Angelo dei Mani. Questo video che adesso vedrete, l'aspetto performativo è saliente. Avevamo fatto proprio appunto una performance, eravamo andati in una borgata dell'Alta Val Chisone, a Riff, una borgata che era stata abbandonata dagli anni 60, completamente abbandonata, e abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo cercato in questa casa rurale, abbiamo cercato una stalla. La stalla perché abbiamo appunto individuato la stalla, eccola qui, a parte questa architettura che era fantastica con queste volte. Perché la stalla è un luogo simbolico, era stato un luogo simbolico negli anni appunto passati, perché nella stalla ci si ritrovava, appunto era un momento del focolare, però nella stalla si partoriva anche. Abbiamo scoperto che con la lettura appunto di questo di Mutore Velli, dell'Anello Forte, in cui c'erano state, Mutore Velli aveva fatto delle interviste a queste donne delle vallate del Piemonte, e appunto era riscontrato che le donne partorivano nella stalla. Ma perché? Perché comunque chi era nato nella stalla, il suo bambino dalla Madonna, e quindi era proprio un aspetto simbolico. Addirittura dicevano che veniva seppellita la placenta all'interno della stalla perché era di buon auspicio come cosa. Però questo non è venuto poi dopo questa, diciamo, scoperta. Abbiamo posizionato una videocamera all'interno della stalla e dopodiché abbiamo fatto appunto questa sorta di performance. Questo è il villaggio, abbiamo cercato una sorgente d'acqua e questo è datato 17. Abbiamo bagnato le solite piastre metalliche, in questo caso era delle scatolate d'alluminio, abbiamo bagnato con l'acqua di una sorgente che era lì vicino, abbiamo accelerato un po' perché siamo andati poi appunto all'interno, abbiamo portato con quest'asse che avevamo recuperato dentro uno di questi casolari, e l'abbiamo portato e abbiamo appunto fatto questa sorta di performance dove registravamo e ha registrato praticamente il genus loci di questo spazio, sempre collegando. Sì, c'era la camera che riprendeva con quei fili, questi fili, cioè i fili che trasportavano il segnale, l'RGB,
abbiamo collegato le piastre, poi lì c'è sul testo di travelli, c'era un piccolo videoregistratore che registrava poi tutta la, la, diciamo, la scena. La scena, esatto. E poi appunto con le mani abbiamo raccolto, diciamo, della terra, dal, dal pavimento, dall'ambiente, dai muri, e quindi praticamente l'acqua, la terra e poi le nostre mani venivano, diciamo, entrato con il nostro rito, queste tracce della, della memoria passate con il nostro rito sono, diciamo, state registrate e mantenute in presente. Secondo, sì, esatto. Portate l'immagine. Ecco qui accanto c'è l'immagine della registrazione del, della stalla. Quindi il registratore che acquisisce le immagini che stiamo registrando. Un altro esempio di analogiche metamorfosi, ve lo facciamo vedere poi un'altra video installazione che era stata selezionata nel 2019 da Share Prize, che era un, che è un festival di arte che viene fatta tutti gli anni qui a Torino, curata da Jasmina Tesanovic e Brustelli, e quella, quell'anno era, il titolo era Ghost, quindi fantasmi. Noi avevamo partecipato, eravamo stati selezionati con un nostro lavoro dal titolo Spiriti dal futuro. E Spiriti dal futuro, quindi ritorniamo un po' al discorso iniziale del medium, come però il medium, cosa abbiamo fatto? Abbiamo simulato, noi, in realtà, siamo stati noi dei medium. O quelli che rievocano gli spiriti in realtà. Abbiamo simulato, diciamo, una sorta di seduta spiritica, abbiamo creato. Ok, abbiamo creato questo tavolino con i tre piedi, appunto instabile per... siamo un po' burroni, Sì, questo è il caso, diciamo, il richiamo del tavolino con le sedute spiritiche a tre gambe. E ci sono queste, sono sempre piastre e rame, come, diciamo, queste che vedete, diciamo, un altro tipo. E appunto evocavamo gli spiriti, degli spiriti particolari di due persone che a noi appunto erano tali. Questo è lo spirito di uno scrittore di fantascienza che è James Ballard, che era appunto provocatorio e un visionario. E lui, questo il libro che avevamo scelto era questo, Terra bruciata. Sì, diciamo, il libro che ci ha fatto scegliere, diciamo che ci ha spinto a scegliere lui come spirito da rievocare. Perché comunque era un libro scritto negli anni 60, ma che veramente sembra evocare scenari, non dico presenti, ma futuri prossimi, ecco, diciamo. Diciamo il centro di, dei suoi racconti era sempre l'uomo, ma l'uomo come una persona molto comune, con le sue debolezze, con i suoi dubbi. E a fianco a questo c'è il discorso appunto del consumismo e dei mass media e dei, della tecnologia. Sì, scenari sempre molto distopici. Che finale, ecco. L'altro invece, l'altro spirito che abbiamo evocato in questa seduta spiritica era quella di Aurelio Peccei. Aurelio Peccei, che è stato un manager prima della Fiat e poi è stato passato all'Olivetti, e ispiratore e cofondatore del Club di Roma, che nel 1972, notare gli anni, 72, è stato promotore del rapporto I limiti dello sviluppo. Anche lui visionario, anche lui preveggente il futuro dell'umanità, purtroppo anche lui voce inascoltata. E questi, cioè, la cosa pazzesca è che si parla di anni 60 e 70, e quindi noi, diciamo, con questa seduta spiritica volevamo richiamarli in modo tale che la loro voce venisse in qualche modo ascoltata, presa in considerazione e magari in qualche modo materializzata. Okay, questa è la seduta spiritica.
Sì, pensare alle installazioni, quindi mettevamo appunto, ci siamo bagnati umiditi un po' le mani per facilitare il passaggio della corrente elettrica, sì. E qui poi toccando con le mani apparivano i due illustri personaggi. Allora, questo è il Peccei. Queste piastre erano anche collegate, adesso le abbiamo scollegato, c'era anche un suono, cioè toccando con le mani questo è avevamo anche collegato, diciamo, questi... Per segnare video veniva anche indirizzato su... Il discorso anche di Kandinsky del suono, che collegava il suono ai diversi colori. Quindi in realtà era collegato un piccolo software, veniva acquisito e rielaborato sulla base di tre tonalità diverse, secondo il colore c'erano tre tonalità di suono diverse, per cui anche quando poggiava la mano si ottenevano anche tre suoni diversi, se qui non è... Sì, era uno scolino. Sì, e qui fa queste balle, personaggi straordinari. Un altro, diciamo, momento che è stato importante, penso triste nello stesso tempo di... riflessione non solo per noi, ma penso per la maggior parte degli artisti, forse che erano in sala, è stato purtroppo il periodo del Covid. Con il Covid noi abbiamo avuto la possibilità in qualche modo di fermarci e di riflettere. È stato un momento molto importante per la nostra ricerca. E ci siamo resi conto in questo periodo storico ben particolare che il discorso del contatto che noi facevamo con le piastre metalliche assumeva un alto valore simbolico, che non era solo il recupero del contatto con la materia che era plasmabile, ma proprio di cercare di ristabilire i contatti umani, fisici con le persone, anche perché poi dovevamo appunto organizzare, cioè, prima del Covid dovevamo organizzare una mostra che era proprio basata tutta sul discorso di una performance con la quale il pubblico doveva venire, diciamo, in contatto con noi, e quindi poi ovviamente come tantissime altre cose erano saltate. Però l'idea, questa parola del contatto appunto aveva preso un forte significato. E poi sempre in questo periodo di forzata riflessione, diciamo, abbiamo visto che era necessario ridurre all'essenziale le nostre immagini, anche se non sempre, però abbiamo... cercato di ridurre partendo da una semplice linea, una linea retta, bianca, bianca su un fondo nero. E per fare anche questo, sempre nel periodo del Covid avevamo partecipato a una chiamata, diciamo, c'era stato organizzato un bando sostenuto dalla CRT che era proprio a sostegno, diciamo, degli artisti a livello, diciamo, economico, e abbiamo partecipato e eravamo stati selezionati con un video dal titolo Sanctus Migra del 2020. E qui, diciamo, riassume un po' tutto il discorso della sottrazione e dell'elemento essenziale della linea. Abbiamo presentato questo video con un testo che vi leggiamo. L'inizio è il bianco e il nero. Assenza e totalità di colore sotto forma di linee rette che scansionano una forma. Alla ricerca della forma da cui partire. Compaiono ora linee curve che entrano in contatto con le linee rette. Vogliamo imitare la forma della natura. Poi, dove c'è il nero, si materializza il colore.
L'analogico prende il dominio sul digitale. Il colore segna il passaggio dall'artificiale al naturale. Infine, la pianta. Anche per questo... Sì, questo diciamo che la... adesso qui il video poi si prosegue, ma diciamo l'idea è proprio quella, quello che abbiamo scoperto, tra virgolette, è che se noi utilizziamo solamente il... cioè convertendo l'immagine in bianco e nero e poi dopo agendo sull'immagine convertibile in bianco e nero con questi dispositivi analogici, si creano appunto delle sfumature di colore che in realtà non sono percepibili, diciamo, se non si crea questo connubio tra immagine digitale in bianco e nero e passaggio all'analogico. Diciamo che lo possiamo vedere bene, adesso lo faccio vedere su questa immagine qua, ok? Questa è l'immagine, diciamo così, che viene filtrata con il passaggio analogico, e l'immagine originale in teoria in bianco e nero che vorremmo vedere sarebbe questa. Quindi noi in teoria abbiamo questa immagine qua, che è l'immagine che io sto inviando in queste piastre metalliche, e per il fatto stesso che passa attraverso queste piastre metalliche io ci appoggio la mano sopra, l'immagine poi mi diventa così. Questa è stata la nostra, diciamo così, scoperta, ecco, sì, perché è stata veramente una scoperta. E anche per questo video che abbiamo fatto ci siamo ispirati a un libro e alle parole del botanico Stefano Mancuso. Stefano Mancuso che ci suggerisce di osservare di più il mondo vegetale, e potremmo avere qualche speranza, qualche spiraglio di sopravvivenza se noi fossimo più simili, cioè cercassimo in qualche modo di ispirarci al mondo vegetale. E ci esorta al comportamento delle piante, che hanno un forte potere, un forte spirito di adattamento. Quindi questo è un altro elemento molto interessante. Sì, adattamento perché? Perché ovviamente le piante non potevano spostare, a differenza di quello che possono fare gli esseri, l'uomo, ma diciamo tutti gli animali, e quindi loro per forza di cose devono accontentarsi di quello che hanno, che trovano dove sono. E questo fa sì che siano in grado di adattarsi molto bene. Questo, diciamo, l'idea dell'adattamento è una cosa che è fondamentale. Pare oramai sia l'unica soluzione che noi avremo al problema dei cambiamenti climatici, ma non che deve essere un adattamento sia per quanto riguarda le difese a livello di territorio, eccetera, ma secondo me anche adattamento da parte nostra, cioè nel senso saperci adattare a questa cosa e anche magari rinunciare a qualcosa o comunque cambiare certi nostri stili di vita, che oggettivamente sì, diciamo la possibilità di sopravvivenza della specie vegetale, ma anche di tutta la umanità. E poi un altro elemento che diceva Mancuso era appunto quello di accettare l'idea di non essere noi uomini superiori, di pensare di essere superiori ad altre forme viventi. Quindi questo è un elemento anche importante. E poi volevamo dirvi appunto perché abbiamo utilizzato tutti questi libri, perché stiamo utilizzando tutti i rete, ma perché per noi abbiamo visto per venire qua a presentare questo laboratorio, ci siamo resi conto che la maggior parte di tutte le nostre opere, e comunque il nostro modo anche di vita, ci accostiamo sempre alla lettura di libri, e ci siamo resi conto in quest'ultima flashback, che è stata diciamo una delle ultime performance che abbiamo fatto, che noi creiamo delle immagini pensando a delle parole, cioè ispirandoci a delle parole. Quindi abbiamo letto di Calvino che lui per scrivere certi libri si ispirava alle immagini, noi esattamente il contrario, cioè quando leggiamo dei libri ci rendiamo conto che vediamo delle immagini, ci sono di grande aiuto.
Infatti, per ora poi volevamo chiudere, diciamo, questa manfrina, si può dire. Manfrina. Ecco, una piccola performance che appunto prende ispirata le parole di Italo Calvino, Le memorie del mondo. E appunto le immagini che poi vedrete, che adesso poi vi faremo vedere, sono un flusso fluviale di coscienza, abbiamo visto, con che sì, c'è bisogno di questa definizione, perché la realtà non è nostra, è stata data a niente poco e meno che Jack Kerouac. Dottor Sachs, però va bene, noi diciamo ci siamo appropriati di questa definizione, e quello sarà quello che vedrete tra poco. Però prima di una cosa, poi basta. Però prima di iniziare tutto la performance, volevamo solo leggervi ancora una poesia di Ivan Fassio, che quella di Ivan Fassio, che è il nostro caro amico, un poeta che è mancato 2 anni fa, con il quale abbiamo fatto anche alcune performance. E durante una performance, sempre delle analogiche metamorfosi, lui ci aveva dedicato una poesia, che è questa che leggiamo, dal titolo Cuore Scuro. Il circuito si misura a spanne, dove il colore resta impresso in ideali grammi. Per gioiosa, casuale indagine di polpastrelli, il segno prende sangue da ogni corpo di calore. La luce interna pulsa e canta le abissali gole del fondale appena sondabile. Noi, di là dallo schermo, siamo sognatori inermi, alla finestra del grande spettacolo, vero, la scena della natura inammissibile, cuore scuro del fenomeno, natura. Ivan Fassio. E adesso volevamo anche dirvi che adesso ci sarà aperto una piccola performance. Sì, 9 minuti. È finito. Però anche nella scelta della musica abbiamo cercato un suono delle musiche di un compositore tedesco un po' particolare, il nome? Il Franz, che è un compositore che è anche polistrumentista. Un polistrumentista che affronta anche le sue composizioni sono con degli strumenti particolari. E poi soprattutto in questo caso lui crea dei loop su un registratore a nastro che poi va a manipolare questo nastro, quindi crea delle distorsioni sul suono. E poi, poi lui suona anche il pianoforte, ma in maniera molto particolare. Non in questo pezzo, in altri. C'è il pianoforte a coda, lui ci butta dentro le palline, poi usa anche gli scopini del gabinetto per percuotere le corde. Sì, sono molto divertenti. Dei suoni molto particolari. E sentirete. Thank you.
da bella manfrina. Basta, bella, bella manfrina, cioè, bella manfrina. Domande, meraviglioso, bellissimo. Avete visto? Detto, grazie a voi. 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 Non ci sono parole. No, è che io imparo. Cioè, oggi ho imparato delle cose. Ho imparato che quando qualcuno conosce a fondo una cosa e la porta al limite della sua conoscenza, può succedere delle cose davvero belle, davvero belle. No, è che c'è molta passione in quello che facciamo. Si vede, no? C'è anche molta poesia. Sì. Quello è quello che cerchiamo di metterci, perché secondo me è fondamentale. Quella cosa lì, sì. Sì, fondamentale. Sono due elementi proprio che... Non siete morti. No. Mi ha dormito molto bene. Mi ha dormito molto bene. No, vi ringrazio veramente ancora tanto. Comunque ricordate le due parole, mi raccomando, perché giustamente bisogna poter sacrare sempre qualcosa queste cose qua. E secondo me le due parole che bisogna ricordarsi due sono adattamento e reinventare o inventare. Sono due parole che noi usiamo per avere proprio stampate davanti ai nostri occhi sempre, perché sono due cose che ci servono qualunque cosa li facciamo, cioè adesso non solamente per l'arte. Ieri sera comunque stavo guardando una cosa del TED Conference di Ferrara tanti anni fa, cioè vabbè, non c'entra nulla, c'era un ragazzo che ha fatto un percorso a piedi tutto il giro del mondo. E vabbè, a parte quello che lui ha detto alla fine della sua chiacchierata, che ha detto: tutti i giorni dovremmo fare un piccolo cambiamento, ma qualsiasi cosa, una cosa piccola, che cambiamento, che ne so, non solo di scarpe o di quello che si mangia, ma in effetti poi la vita è affrontare, secondo noi, la vita artistica, che per noi è la vita, ma tutte le varie sfere, un cambiamento di paradigma, no? Sì, di quello che cercare sempre di vedere quello che c'è, quello che si può cambiare. Secondo me noi siamo forse esagerati, oggettivamente siamo esagerati, per cui noi appena c'è una cosa diciamo siamo qui di fare l'opposto, comunque qualcosa di diverso, e quindi è un po' una paranoia quasi la nostra. Però diciamo che dovrebbe essere forse un po' più seguito da, soprattutto secondo me, da persona, da chi diciamo ha un ruolo nell'ambito anche economico, e quindi deve comunque anche ringraziare, perché per noi è stato un momento di riflessione ulteriore di quello che stavamo facendo, e l'idea di portarlo comunque di in qualche modo illustrare ci serve, perché è sempre un punto, quindi ringraziamo anche noi molto a voi. Durante la pausa facciamogli tutte le domande, perché io ne ho già una lista, ma andiamo a notte, nel senso che però prima volevo mettere anche la mia faccia al sorvegno. non ho idea di cosa esca fuori, cioè quello. Io però vorrei, mi avete fregato prima, sì, perché sì. Questa volta voglio rimanere qui perché voglio vedere sì. Come fate. Sì, ma in realtà è molto semplice, ma... nel senso che sono solo per... allora qui ci posso sono... vedere, sì, posso magari abbasso solo la luce, così che no, è incredibile, cioè l'effetto è straordinario. Ok, scusate, sì, esatto. Scusate, ma devo copiare, devo guardare, mi torna, perché sennò mi sta correndo fuori qua. No, sì, non importa. Reventatelo! No, è una cosa veramente estremamente semplice. Se volete venire a vedere, se volete prendere lì, basta, attenzione, sono messo due cavi lì. Allora, fate attenzione a non rompere le cose. Posso solicare? Sono io subito. Allora,
allora dunque dicevo, qua c'è questo segnale, questo cavo e il segnale di... Ci possiamo fare le performance? Che figo! Allora, bisogna appoggiare, basta appoggiare le mani così. Mi lasciate, Monica, adesso mi picchia tra un po'. No, allora, un po' come si senta? Appoggio la mano sopra. Questo è rosso. Schiaccio. Poi rosso, il verde e giù. Quindi io incredibile! È la cosiddetta meraviglia. Oh, sono bravo anch'io, Non è complessa come quella. Cavolo! Sì, esatto, è solo una questione di appoggiare. Se faccio così, però se tu noti, ad esempio, questa è una cosa che io non so spiegarmi, io appoggio la mano sul rosso, appoggio la mano sul verde, vedi che c'è anche del blu. E cioè, blu non lo sto toccando, perché il blu è questo. Poi comunque i colori cambiano in funzione, lui poi è sempre la matrice, perché tutti noi siamo conduttori, siamo all'80% costituiti da no, però tu puoi dire rosso o si crea blu, perché si crea queste, la sequenza di puntini che c'è nell'immagine, il title dell'immagine, l'immagine con verdi e nero è una sequenza di puntini bianchi e di puntini neri. E questo accostamento di puntini bianchi e puntini neri, a seconda delle densità dell'accostamento, e sono di nulla perché se ti sto mandando l'immagine originale. Ah, mi stai fregando. Io ero qua, dicevo, ci credi che sono freddo, devo preoccuparmi. No, no, no. E perché questa è l'immagine, diciamo, originale, quella che io sto mandando, quella che elaboro, ho fatto questo piccolo software che elabora l'immagine, la converte. Tu che con la mia non è che hai fatto niente. Adesso vai, guarda, roba. Ma come hai fatto con la cosa così? Se avevi la videocamera, c'è la videocamera a questo punto. La webcam che giù per lei. Che acquisisce il segnale e in tempo reale viene riconvertito. Noi in teoria adesso noi abbiamo fatto una performance, cioè non in teoria, in pratica abbiamo fatto una performance dal vivo, noi però questo registriamo anche con un registratore, sì, registriamo queste performance e poi il video lo si può vedere anche in separata sede. Non da dire, no. Però la data che finisce. Eh sì, infatti. Provare anche tu. Spento la luce. Cioè, per arrivare qua non puscia la data, ma per pensare. Oh, ragazzi, una figata, No, allora, la cosa che mi colpiva, se posso, se mi lasciate questo, dovete sapere che ieri sera moderavo un incontro sull'intelligenza artificiale. Ah, bello, bello. No? Sì. Si sente laggiù, è una domenica, si sente sempre. E comunque, e c'erano appunto, c'erano Intesa, Punch, cioè delle realtà grandi, no? E facciamo questo momento. Infatti il nostro discorso è quello low-tech. E sì, però è interessante perché secondo me è interessante questo, che non è low-tech versus high-tech, non so come dire, no? Non è che ci abbiamo... Perché è incredibile, perché tutto insieme, mi spiego. Le parole che sono uscite nel dialogo, così, erano adattamento, cambiamento, creatività, addirittura, vabbè, io sono... grande luminare, il professor Rasetti, parlava di intelligenza artificiale, no? E lui diceva che l'intelligenza artificiale comunque non arriverà mai alla creatività e alla generosità, perché gli algoritmi non possono prevedere l'imprevedibile. Pertanto la creatività e la generosità non sono prevedibili, pertanto l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a simularli. No? Infatti l'intelligenza artificiale vede copia solamente, diciamo tra virgolette, esatto. Copia sintetica. E allora era interessante perché, cioè, pur come dire, apparentemente dei mondi opposti, no? Come l'umano li tiene dentro entrambi, sì. No? E tant'è che sono uscite e c'erano dei ragazzi che appunto adesso inizieranno un percorso di lavoro, si dialogava insieme e loro chiedevano cambiamento, adattamento, voglia di imparare, insomma tutta una serie di elementi che comunque stasera secondo me voi avete detto, non è preparata, l'avete detto in modo secondo me straordinario, quindi questo vi ringrazio. Perché abbiamo provato nella pelle, sopra la nostra pelle. Io ho un po' di problemi. Per vedere la sicurezza della sua
Infatti, sto iniziando a cambiare colore pure io. Perfetto, forse era meglio prima che non si vedeva, lo so, però voglio solo dirvi questo. Che noi, io dico questo avviso che mi dall'alto. E poi però Monichina da quelli più oggi. Io sono un po' l'apile, la sostanza, e le due cose vanno alla grande insieme. Allora, noi il 6 di dicembre facciamo un evento che si chiama Sono Nato per Nascere, dove avremo un artista, uno scrittore, Luca Dominelli, col quale dialogheremo su un libro di Giovanni Testore e Luigi Sussani che si chiama Il senso della nascita. Quindi sarà un momento anche per accostarci al Natale, che è la nascita per eccellenza, andando veramente nella stalla, la nascita nella stalla. Nella stalla, quindi stalla, anche questo. Ragazzi, è tutto un grande disegno. È tutto un grande disegno. Però cosa vuol dire per noi nascere continuamente, essere nati per nascere continuamente? Quindi ci sarà questo dialogo con Luca, e mangeremo insieme, saremo alla stampa, alla sede della stampa del quotidiano, e avremo quindi l'evento prima, poi mangiamo insieme e poi continuiamo a dialogare con Luca. Quindi il 6 di dicembre, secondo me, è un momento interessante e molto, come dire, un po' fil rouge rispetto a questo potenziamento di umanità che è quello che vogliamo. Monica, a te gli altri due avvisi. Facciamo bianco e nero. No, però lascio poi a te chiudere con un quarto, cioè con il prossimo. Sì, dico due cose per l'ultimo appuntamento. No, io sono sempre quella seria, quindi vi dico gli altri appuntamenti, quelli. Allora, domani sera, sempre qua, nell'altra sala, alle 18:15, vogliamo parlare di certificazione aperta di genere. E c'è, come sapete, una normativa che si sta sviluppando e si verrà sempre più applicata, ma soprattutto per noi è sempre, ci sono anche dei contributi, ci sono delle opportunità, ma per noi è sempre un po' l'occasione per vedere anche qual è il senso vero della persona, dell'unicità della persona, valorizzando le differenze, e quindi vedere anche qual è il cambiamento culturale che c'è dietro a questo aspetto, a questo stimolo comunque che ci viene dalla normativa, perché è sempre un'occasione per andare a fondo anche di quello che ci è chiesto, e i dati ci stanno dimostrando che comunque dal punto di vista anche organizzativo del benessere aziendale questi sistemi stanno dando anche dei frutti in produttività e crescita delle imprese. Quindi questo ci interessa anche approfondire. E siamo contenti che oltre a tre esperti ci aiuterà una testimonianza imprenditoriale, ci sarà l'azienda Fresi Alluminio che ci racconta proprio anche l'esperienza che stanno facendo in questo percorso, per cui l'esperienza imprenditoriale in primis. E quindi sempre qua domani sera alle 18:15. Invece la prossima settimana abbiamo un altro momento di approfondimento sul welfare aziendale con il nostro associato per la serie contributo da socio a socio, quindi su welfare aziendale, un supporto per le imprese e i lavoratori con Way. In questa occasione saremo alla Piazza dei Mestieri giovedì 30. E vi lascio semplicemente con l'appuntamento per l'ultimo appuntamento di a parte, che spiega Andrea. Grazie. Una fanzina, in realtà una specie di pamfletino senza avere lo scopo del pamflet polemico, no? Poi dati un'occhiata, chiamano ogni volta artisti diversi, ci sono artisti, poeti, scrittori, c'è un architetto forse, no, ci sono anche musicisti, visto che c'è anche l'intervento di Gianni Tappetti qua, no? Vabbè, dattiamo un'occhiata. Se volete, possiamo offrire. Sono al secondo numero. Questa prima parte del nostro progetto comune si chiuderà il 24, la prima parte si chiuderà il 24 gennaio. E
Benissimo, mi fa piacere, assisterete a una pittura d'azione collegata a suoni che vengono composti appositamente e preparati sul momento, esattamente come abbiamo visto la presa diretta video. Quindi ci sarà un lavoro di possibile tentativo di sincronia tra corpo, immagine e suono. Come avverrà tutto questo? Con tanta ricerca, con tanti studi, con tanta competenza e passione. La competenza si spera che uno il proprio lavoro ce l'abbia, ma la passione davvero è proprio da quando ti fa crescere. Quindi assisterete a una cosa così, molto semplice. Non troverete un mio dipinto dei soliti che potrete vedere che sono tutti belli finiti, belli dipennellati, eccetera, eccetera, perché io in un'ora di tempo, con la pittura a olio, farò uno sforzo fisico molto importante, anche perché l'olio non evapora e quindi devo stare attento a una serie di vibrazioni, anche tecniche, insomma. Per cui abbiate pietà di me se vi capiterà di averne, perché sarà molto la concentrazione sarà molto alta, come avete visto, no? Anche nel loro caso, quando uno performa una concentrazione enorme, perché l'attenzione deve essere, avevamo parlato prima con qualcuno, l'attenzione deve essere divisa e deve essere autonoma questa divisione su più aspetti contemporanei. E tra l'altro oggi finalmente gli studi ci dicono che l'attenzione divisa genera nuove sinapsi del cervello, creatività, ingegno, intuizioni, eccetera, eccetera. L'attenzione divisa è semplice come concetto, ma non è per niente facile da attuare. Un pianista suona con due mani, ma legge due righe contemporaneamente, no? Quindi ha già l'attenzione divisa, non solo dal punto di vista intellettivo, ma anche il corpo deve essere autonomo a fare movimenti separati. E questo avviene quasi sempre in tutte le arti, in qualunque disciplina artistica, che uno lo faccia consapevolmente o meno, vedrete questo accadimento. Chiudiamo e ci vediamo. Sì, devo solo capire come proteggere questo ambiente dal distruttivo e soprattutto, ma no, scherzo, la faremo qui, anche perché questa sala dal punto di vista del suono, ecco, come vi ho detto, ci sarà Fabio Bergamo, che è un compositore diplomato in composizione e musica elettronica, però nel senso della musica alta, non nel senso della discoteca. Al conservatorio di Perugia, se non sbaglio, ha fatto parte di filarmoniche, insomma è proprio un artista che scrive musica e la fa sia con il violino, usando uno strumento della tradizione, sia con generatori di suono, sintetizzatori vari, algoritmi, eccetera, eccetera. Ma è una cosa molto complicata. Buona serata, ci vediamo alla prima. Ringraziare la compagnia delle ossa, perché un'apertura mentale che io ho ricevuto così grande per raccogliere idee così strane è molto complessa da avere. E quindi grazie Monica, grazie Antonella, grazie Dario, grazie.